Buonasera e ben ritrovati. Dopo la scorpacciata che ci siamo fatti di Commodore 64 con Rock and Wrestle, stasera andiamo a prendere un giochino non proprio famosissimo, almeno non in Europa, che è Don Doko Don. Si tratta di un room cleaner dove noi controlliamo questo simpatico pupazzetto, questo nano che deve salvare la fatina. Elementi due colori rosso e giallo, come sempre, un po' romanisti questa volta. E praticamente con un primo colpo li stordiamo, dopodiché li possiamo tirare addosso agli altri. Ora il gioco sembra abbastanza semplice, ed in effetti la meccanica lo è, ma le cose che possono succedere sono veramente tante. Si muore con una facilità incredibile, soprattutto perché poi il martello ha un livello di Questa traduce power in italiano, di potenza, ok. Ha un livello di potenza che può essere incrementato trovando dei bonus. Naturalmente, come in Bubble Bubble, di cui condivide anche le icone, se ne facciamo fuori più di una alla volta ci prendiamo più punti, ma vabbè, questa è una cosa ormai talmente assodata che chiunque vede un gioco del genere sa subito quali sono i. Ok, questa è una delle prime variazioni, sono questi alberi che aprono la bocca. Questi alberi che aprono la bocca praticamente vi risucchiano e vi permettono di. Ok, sto per fare una bruttissima fine. Ok. E vi permettono di salire al piano di sopra. Ok. Vedete il level si è alzato. State attenti che a un certo punto comincia a moltiplicare talmente tanto, come vedete. Ok, questo mi stordisce direttamente, questo martello di ferro. Un po' più utile, alcune volte anche dannoso. Sto con io, sta continuando a scapparmi. All'inizio è abbastanza legnoso, però i livelli successivi sono molto divertenti. Vedete, si tira via anche gli oggetti. È abbastanza particolare, io l'ho trovato sempre un bellissimo gioco, diventa molto difficile, questo sì. Guadagnarsi la monetina è veramente complesso, come vedete qui. Anche perché il salto non è sempre, non si capisce sempre esattamente se è giusto o meno, quindi ecco. Morite tutti quanti insieme. Il salto è veramente basso, quindi niente da fare, bisogna passare per forza da dentro. Non l'ho mai finito tra altre cose, io sono un vero fan accanito di questi giochi. Di solito cerco di finirli tutti con una sola monetina. Questo non ci sono riuscito. Ecco qua. Tra l'altro questo pupazzetto si può avere nella versione in Bubble Bobble 3, si può avere come aiuto. Attenti anche alle cose che cadono, attenti a questi con il boomerang. Altri martelli li stonano solo, li uccidono, mannaggia la miseria. Ok. Bisogna stare attentissimi a tutto. Ok. Ecco anche il solito diavoletto che ci ricorda che sta finendo il tempo, però noi con calma olimpica gestiamo il gioco. Ok. Già qua le cose si complicano un po'. Ricordo di aver fatto 4 livelli, se non mi sbaglio, in tempi non sospetti. Questi poi rimbalzano anche, cioè. È veramente un delirio a un certo punto sto gioco. Ecco, vedete, il fungo adesso è in versione cattiva. Ok, ho sistemato anche sto livello in qualche modo. Attenzione, 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 devo fare poche scemenze. In due diventa parecchio più semplice, questo è da dire, perché poi ci si mette uno da parte. Ecco qua. Adesso cadono anche le cose dall'alto, come se non bastasse. Si possono frantumare, però, se mi ricordo bene. Non ci voglio provare, non me lo ricordo e non ci voglio provare. Ok, ciao. Bene, ci siamo salvati dal 4,54. Wow! Ok, questi per buttarli giù è ancora più difficile.
perché ci vuole più di un colpo. La cosa migliore è farsi una bella scorta di questi e tirarli tutti addosso in modo da sbriciolarli. La cosa importante è che quel signore lì su continuerà a produrre pupazzetti fino a che io... ecco qua, prima vita persa. Come avete visto, ci vuole veramente un attimo. E due perse. Mannaggia la miseria. Adesso vado a sistemare quello, poi vediamo che fare. Ecco. Questa. Ok. Questo sono cavolacci vostri. Eccoci qua. Due vite lasciate con un cretino qui. Sinceramente mi hanno un po' destabilizzato. Allora, vai. Mostro! Non me lo ricordo per niente! Il fuoco mi sa che non è buono, eh! Andiamo a tirare mazzate a chi? Ah, ecco, si colpiscono così. Ok. Quasi un trucchetto questo. Ok, ci ha sistemato? O abbiamo ancora una vita? No, abbiamo un'altra vita, ci aveva dato una vita nel frattempo. Ok, vieni qua, bello, eh. Niente, siamo fatti sistemare in maniera anche abbastanza balorda. Vabbè, la prima partita è andata così. Vediamo se riusciamo a replicare con la seconda. Andiamo giù, 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 giù. Ah, ok. Siamo comunque primi in classifica, vabbè, comunque. Ok, mettiamo la monetina, riattacchiamo il gioco. Vediamo di riuscire a vincere questa cosa. 7,20. 7,20, devo arrivare a 14,50, ok. Ma aspetto che escono un po' più di bonus, magari, chissà. No, vabbè! Ho perso la vita ora! Ma si può essere più deficienti? Vabbè. Mi ha detto malissimo. Ok. Ho detto sempre io che dovrei provarmi i giochi prima in modo da evitare queste brutte figure. Ma magari non sarebbe così divertente. Adesso due vite perse. Che bastardo però, eh. Fatto veramente bene in quanto a difficoltà. Ti seguono in una maniera incredibile. Vabbè. Adesso gioco in maniera un po' berserk, semmai poi farò la terza partita, come sempre. Dopo la terza mi arrendo, chiaramente. Ok. Benissimo. Il power, come vedete, mi ha dato tutto, mi ha dato il massimo livello di forza. Comunque devo dire che le armi del personaggio sono veramente poca cosa rispetto ai cattivi. E qui ci disintegrano praticamente. Ho il martello di ferro che avevo preso prima. Ok, beh, qua insomma ce la siamo cavati alla grande. Anche grazie allo special. Bisogna conoscerlo, non c'è niente da fare. Facile non è sicuramente, ma forse nemmeno troppo difficile. Ora ho tutta la potenza del martello, quindi eccoci qua. Li sistemo tutti così. Ale, mi sono fatto fregare. Ok, va, tentiamo quest'ultima partita, sennò poi darò vinta al gioco. 9,25, facciamo giusto 30. No, non si continua, che stiamo scherzando. Allora, vediamo. Allora, devo arrivare almeno a 17,30 da 9,36. Dai, ce la possiamo fare. Partiamo, calmi, tranquilli, rilassati. E vediamo di masterare il gioco. Questa è andata. Bravo, salta. E questa è andata. Con molta calma e decisione.
Non so mai se sto riprendendo la freccetta del mouse, molte volte secondo me sì, ma c'è un settaggio che lo stacca, ma non obbedisce sempre. Ciao Stefano! No! Mi sono distratto un attimo per risponderti e mi ha buttato all'aria! Mannaggia la miseria! Non me ne ero accorto che si era ribellato, vabbè! Mannaggia a me la mia concentrazione che non c'è! Okay. Qui c'è il power, l'abbiamo visto prima, quindi cerchiamo di ribeccarlo. Visto che gli oggetti sono allo stesso punto, è meglio che almeno... Ok, persa un'altra vita! E vabbè, dai! C'è niente da fare, qua siamo proprio... Siamo proprio scarsi a questo gioco, c'è poco da fare. Mamma quante botte mi hanno dato, ragazzi! Mamma quante botte! Vediamo se un po' di orgoglio, ma devo fare ancora 6 minuti con sta partita, mamma mia! Adesso riusciamo a prendere la vita almeno a 10.000, ma darà probabilmente. La prima partita è andata bene, le altre è un disastro totale. Beh, è giusto anche così, insomma, quando uno è scarso, c'è poco da fare. Ok, è inutile che se la prenda col videogioco. Cosa normalmente non sono abituato a fare. No, non è vero, qualche volta me la prendo col videogioco. Che il mio telefono suoni a quest'ora. Devo dire che hanno cominciato delle cose molto aggressive. Io normalmente non mi faccio ne picchiaduro se già arriverò, grazie Stefano, ma io vorrei essere un pochino a tutto quello che gioco. E no, eccolo qua, backup. E devo dire che io ho diversi contenziosi con diverse cose, perché quando stai a Roma chiaramente ogni tanto cambi casa, succede un po' di tutto. Devo dire che sono diventati veramente, o non le paga più nessuno queste cose, oppure quando ci sono dei contenziosi comincia a scocciarti in una maniera incredibile, anche a ore tarde. C'è un conteggio che Pastweb ha fatto come voleva sostanzialmente, e che quindi io ho contestato. Questi mi stanno chiamando praticamente tutti i giorni. Però... Purtroppo dovranno inventarsi altri numeri, perché una volta che avete acchiappato uno, a meno che... Mi chiedo se non ci sia una legge per la privacy, una volta l'ufficiale giudiziario non poteva venirti a trovare a casa dopo una certa ora. Ricordate quella legge bellissima in Belgio che non hanno preso i terroristi perché non era possibile fare l'irruzione la notte? Dovrebbe esserci la stessa, e penso... Bah, comunque, insomma... Call center e cose varie che chiamano a quest'ora dovrebbero essere soltanto... Levati da mezzo, questa sarà una mail di conferma di qualche call center, qualche cosa che ha chiamato, vabbè. Insomma, non si può stare tranquilli un attimo da nessuna parte più. Stavo morendo, tra l'altro. Scusate, metto un attimo in pausa perché... Come diceva Stefano, mamma mia che strazio, verissima questa cosa. E si dice ai colleghi che rompono le scatole probabilmente. Ok, mi setto subito su di voi. Allora, scassiamo subito questi. Peccato che non ci arrivi, quello è il problema. E quindi sono costretto a sparare prima quel fungaccio lì. Becca di questa stavolta. Allora, prova a saltare adesso. Che fai, non salti più? Ok. A Cecità ci dovrei essere, non so se vado domani o sabato mattina. E ho veramente tante cose da fare, quindi sì. C'è questa bella manifestazione sul videogioco a Cinecittà. No! Non mi prenderai. Mi ha mancato, incredibile. Vabbè.
se ci sarò, non so se ci sarò già domani o da coso o da o sabato, perché come dicevo veramente tante cose da fare. Ok, qui se stiamo forse tranquilli e non ci facciamo beccare è abbastanza facile. Non sembra superi questa cosa qua, dobbiamo soltanto prenderlo. Ecco qua, abbiamo perso l'unica vita che avevamo. No, ci ha dato un'altra, vediamo se riusciamo a... bisogna sfruttare proprio quell'attimo giusto per buttarlo giù. Dove sta l'energia del cattivo? Mamma mia, ragazzi. Olè! Olè, 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 olè! È andata bene! Potevo fare un po' il bastardo, mannaggia! Ho sbagliato! Potevo guadagnarmi la monetina, mannaggia a me! Quel libro lì non è che funziona come negli altri giochi? Ecco qua, vita persa! E vabbè, insomma, cosa abbiamo fatto? Stavolta ha vinto il videogioco, sono arrivato a 6 minuti e 10 secondi. E... Dondo Codonno. E... come vedete... Una sorta di clone di Bubble Bubble, ma con le regole molto diverse, come sapeva fare Taito all'epoca, che ha reinventato mille volte lo stesso prodotto. E... ah sì, c'era la vita a 10.000 e 100.000 punti, ora si stava sprecando. Probabilmente ci rigiocherò quando sono diventato un pochino più bravo. Mi sa che non riesco a vederne la fine, potrebbe essere una cosa molto bella. In fondo siamo riusciti a vedere quella degli altri, siamo riusciti a vedere quella di Rainbow Island, perché non dovremmo riuscire a vedere questa? Ok, io vi saluto e penso tornerò più tardi, perché voglio rigiocare un picchiaduro stasera. Tra gli scacchi a 15 secondi, quelli a 30 e quelli a un minuto, vediamo se resta un po' di tempo. È il lavoro, chiaramente. Intanto vi saluto e vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta, nonostante la brutta partita.